Radio Più Roma presenta Pillole di Musica e Liturgia, un programma di Agostino Maria Greco a cura della parrocchia San Giuliano. In tutti i settori si richiede una preparazione e una formazione adeguata e seria. Nell'ambito liturgico e musicale non sempre tale esigenza è avvertita dagli stessi operatori pastorali. Si constata, non dappertutto per fortuna, un pressappochismo e una faciloneria che non aiutano a celebrare bene le nostre liturgie. L'obiettivo di tutti noi impegnati nella musica e nella liturgia è uno e uno solo, quello di riportare i cristiani a cantare dentro e fuori le chiese. Non solo ad ascoltare qualcuno che canta, ma a cantare in prima persona insieme agli altri. Da dove si comincia? Dalla formazione, ovviamente. Occorre che la Chiesa si impegni a formare i cristiani anche musicalmente, non lasciando nulla di intentato, perché chi diventa cristiano conosca il valore e la funzione del canto e sappia cantare nella liturgia. Nell'istruzione Musicam Sacra del 67, il primo documento ufficiale che intende promuovere la riforma liturgica anche in campo musicale, c'è un esplicito richiamo che la pastorale non può eludere. La formazione di tutti i fedeli al canto sia promossa con zelo e pazienza, insieme alla formazione liturgica, dice Musicam Sacra. Richiamo che rinvia a quello più generale sulla formazione liturgica e a quello più specifico sulla formazione musicale fatti dal Concilio Vaticano II nella Costituzione Sacrosantum Concilium nei numeri dal 14 al 19. Per il Concilio Vaticano II, infatti, la questione della formazione è una questione di primaria importanza, non solo per i fedeli, ma prima ancora per i loro pastori, in perfetta coerenza con le esigenze di una riforma che non sia solo apparente e formale, ma scenda in profondità, passi attraverso la mente e il cuore dei fedeli e dei loro pastori. E con altrettanta chiarezza si parla anche della formazione musicale. Al numero 115 Sacrosanctum Concilium dice che si curi molto la formazione e la pratica musicale nei seminari, che si abbia cura di preparare i maestri destinati all'insegnamento della musica sacra. Si raccomanda l'erezione di istituti superiori di musica sacra. Ai musicisti e ai cantori si dia anche una vera formazione liturgica. Per dare risposta a queste raccomandazioni del Concilio ci vuole una pastorale della musica. La formazione sia musicale sia liturgica di tutto il popolo di Dio è una necessità e un impegno di tutte le chiese. Le comunità cristiane e i loro responsabili non possono non prevederla e non preoccuparsi che ci sia qualcuno che la sappia fare. Purtroppo ci mancano sensibilità e mezzi adeguati. Con la necessaria parresia bisogna ammettere che non si è fatto molto in questi anni da questo punto di vista, anche nella nostra diocesi di Roma. Occorre quindi un progetto diocesano che poi venga declinato nelle varie realtà parrocchiali, un progetto che impegni persone e risorse in un cammino serio di formazione di base e specialistica.